Oggi chiediamo allo Spirito Santo che ci doni la sua sapienza. Dal libro di Giobbe, il capitolo 32esimo, i versetti sono il 7 e l'8. Pensavo, parlerà l'età e i canuti insegneranno la sapienza, ma certo è un soffio nell'uomo, l'ispirazione dell'Onnipotente lo fa intelligente. Spirito Santo, troppo spesso ho visto persone adulte che, sebbene si fregiassero di diversi titoli universitari e si pavoneggiassero di aver frequentato tanti corsi accademici, parlavano e agivano stoltamente, come se non sapessero nulla della vita reale, mentre in altre occasioni ho incontrato dei bambini e dei ragazzi che parlavano e si comportavano con avvedutezza, come se avessero una lunga esperienza di vita. Mi rendo conto che sei tu, spirito di sapienza, colui che fa la differenza. Perdonami per ogni volta che ho abbracciato l'errore e ho ostinatamente permesso che il mio cuore si radicasse in esso. E perdonami anche se ho trasmesso questi stessi errori ai miei figli. Oggi voglio che tu passi al vaglio della tua luce tutte le conoscenze e tutte le informazioni che ho accumulato, così che io possa estirpare dalla mia mente e dal mio cuore ogni idea contaminata da errori. Aiutami, ti prego, a colmarmi della tua verità affinché la tua sapienza vitale guidi le mie parole e il mio cammino. Amen.